Un antico mito induista ci parla di un luogo leggendario, sotterraneo e irraggiungibile per chi non è predestinato a trovarlo. Migliaia di anni fa, qui si nascose un grande sovrano, seguito dal suo popolo, per scampare a un disastro planetario, e ancora oggi i loro discendenti lì vivrebbero in attesa di ritornare un giorno in superficie. Questo luogo si chiamava Agarty, ma quanto c'è di vero in questa storia? Benvenuti a X Dimension. Nel mio primo libro, Dei del cielo, Dei della terra, traccio la storia dell'umanità da Atlantide alle civiltà sotterranee e per farlo metto in luce diverse connessioni tra miti e leggende di diversi popoli antichi, distanti tra loro anche migliaia di chilometri. Come questi popoli fossero in contatto tra loro è ancora un mistero. Tuttavia, sia gli antichi abitanti delle Americhe, sia quelli dell'Europa, del Medio Oriente o dell'Africa, vollero lasciare ai posteri la testimonianza di un grande cataclisma avvenuto all'incirca 12.000 anni fa, ricordato da molti con il nome di Diluvio Universale. Non sappiamo cosa causò il repentino innalzamento del livello degli oceani, ma esistono più di 200 versioni diverse di questa storia. Molte città costiere vennero sommerse dall'acqua, molte isole scomparvero, forse anche l'Atlantide. Se esisteva una civiltà prediluviana, venne spazzata via. Ma forse qualcuno si salvò nascondendosi nel sottosuolo. Ho sempre trovato intrigante questa storia, tant'è che ne parlo anche nei miei romanzi di fantascienza intitolati Nephilim e una saga. Per scrivere Genesi e Il crepuscolo degli dei, i due volumi dell'opera, mi sono attenuto proprio alle storie, ai testi sacri, ai miti e alle leggende del passato. Pur essendo un'opera di fantasia, ho cercato di renderla il più verosimile e interessante possibile. E naturalmente anche all'interno di Nephilim si parla di Agarty e della Terra Cava. Ci sarebbe così tanto da dire che non basterebbe un solo episodio di X Dimension. Su questo mito esistono saggi, romanzi, diari di viaggio, resoconti storici. Sì, perché benché si tratti di un mito, in molti nel corso dei secoli si sono avvicinati a questo luogo così leggendario e hanno anche cercato di trovarlo. Sono sicuro che grosse, immense cavità sotterranee esistono e sono sicuramente abitate. Io iniziai a raccogliere testimonianze riguardanti persone del posto che ebbero a che fare con i nazisti e con questa loro voglia di cercare questo mitico accesso alla Terra Cava. Quindi iniziai ad indagare su questo argomento e mi resi conto, testimonianze ecco alla mano, che effettivamente i nazisti vennero a Ischia per cercare l'ingresso alla Terra Cava. Mi sento di dire che Ischia è tutta un'entrata al mondo interno. Ho conosciuto persone che sono state contattate anche in albergo, non c'è bisogno né andare sulle Pomee, ecco, questo è quello che di solito dico a chi vuole venire a Ischia per fare certe esperienze. Le nostre conoscenze dell'interno del pianeta si basano solo su teorie. A scuola ci hanno insegnato che in superficie c'è la crosta e poi scendendo verso il basso il mantello, il nucleo esterno e quello interno. Ma in verità, benché il raggio della Terra dalla crosta al nucleo sia di 6.371 km, l'uomo è riuscito a scavare solo per poco più di 12.000 metri. Ti posso segnalare per esempio il mito della Terra Cava Ischia, che incrocia le ricerche del triestino Giulio Grablowitz, il padre della sismologia moderna. Giulio Grablowitz è colui alla base della teoria della Terra solida che noi tutti studiamo a scuola. Cioè le tre componenti dell'onda sismica furono una sua invenzione, quello che lui prima di morire ritrattò. La componente S che non attraversa i liquidi, secondo la quale il nostro nucleo centrale dovrebbe essere liquido, in realtà è una sua invenzione. Però lui la ritrattò prima di morire, ma non ebbe tempo di pubblicare i nuovi studi. Il pozzo superprofondo di Kola si trova in Russia, al confine con la Finlandia, ed è il più profondo mai scavato dall'uomo per motivi scientifici. Se si esclude il pozzo petrolifero Exxon, scavato nel 2012, di 12.376 metri. Ad ogni modo, ben poca cosa rispetto ai chilometri che ci separano dal nucleo, per cui, di fatto, nessuno può dire con certezza assoluta come sia costituito il nostro pianeta veramente. Secondo una leggenda metropolitana, alla fine della trivellazione si scoprì una cavità molto ampia, e gli scienziati registrarono 17 secondi di audio che, grazie a internet, sono diventati virali. Sembra quasi di sentire delle urla umane.
Molti pensarono subito che potesse trattarsi delle urla dei dannati e che questa cavità scoperta facesse parte dell'inferno. Magari non sarà così, ma è certo che l'interno del nostro pianeta rappresenta ancora un vero mistero. Il primo a teorizzare che l'interno della Terra fosse cavo fu Edmond Halley, famoso per aver scoperto la cometa che porta il suo nome. Nel 1672 il famoso scienziato fece degli studi sul magnetismo terrestre e scoprì che vi erano delle anomalie in alcuni punti del globo. Fu proprio allora che iniziò a formulare l'ipotesi della Terra cava. Presentò il risultato dei suoi studi alla Royal Society in tre volumi, con nome di miscellanea. Il grande matematico Leonardo Eulero, nel XVII secolo, fu il più autorevole seguace di Halley e anch'egli sostenitore di questa teoria, ripresa con più vigore nel XIX secolo da John Cleves Simms. Militare di carriera, nel 1816 si ritirò dall'esercito per dedicarsi completamente allo studio sulla Terra cava. Così come Halley, anche lui credeva che vi fossero più ambienti sotto la crosta terrestre, illuminati dal nucleo e abitati da una civiltà evoluta e antichissima. Il suo proposito di organizzare una spedizione scientifica fallì, così si limitò a scrivere un racconto fantastico intitolato Simizonia, in cui immaginava di scendere nelle profondità della Terra e di incontrare delle gentili creature della pelle chiara. Questo suo libro ispirò scrittori come Edgar Allan Poe e probabilmente Jules Verne, ma anche avventurieri ed esploratori come Charles Wilkes. Lui all'inizio dell'Ottocento riuscì a farsi finanziare una spedizione ai poli, ma dopo 4 anni, pur avendo fatto grandi scoperte, non riuscì a dimostrare nulla di preciso. Eppure diverse civiltà antiche credevano che la Terra fosse cava e abitata da una civiltà evoluta. Gli Hindù ancora oggi credono nella leggenda dei Naga, discendenti degli uomini rettili abitanti nel sottosuolo. E troviamo traccia degli abitanti del sottosuolo anche nelle opere di Hanno, navigatore cartaginese vissuto intorno al 500 a.C. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, afferma che questi esseri sono i discendenti dei sopravvissuti della mitica isola di Atlantide, che venne sommersa dalle acque all'incirca 12.000 anni fa. L'imperatore Nerone, affascinato da queste storie, inviò degli uomini in Africa alla scoperta della verità. Gli antichi cinesi credevano nell'esistenza della terra sacra di Xi'in, o città dei 12 serpenti. Secondo molti antichi popoli, compresi i Pelle Rossa, dopo un grande diluvio, la civiltà rinacque, grazie agli dei giunti dal sottosuolo. Tutte queste storie coincidono con il mito induista di Agartha, o Agarthi, secondo cui questo regno sotterraneo venne creato migliaia di anni fa da una civiltà che scomparve nel sottosuolo per sfuggire a un cataclisma. Lì fondò una grande capitale, Shambhala, collegata ad altri luoghi importanti sparsi in tutto il mondo. Questi sarebbero gli ingressi attraverso cui poter raggiungere questa rete sotterranea di spazi e cunicoli, chiamata proprio Agarthi. A capo del popolo sotterraneo vi sarebbe il misterioso re del mondo, che influirebbe sui destini dei popoli ancora oggi. Innanzitutto devi tenere presente che esiste una particolare energia che attraversa sia il mondo fisico che il mondo sottile e va a unire tutto il creato, ok? Come in un'enorme ragnatela. Questa particolare energia nei secoli ha cambiato nome, ha cambiato simbolo, perché le antiche popolazioni cercarono di dare a questa energia un simbolo universale che è la svastica. Niente di più semplice. Ok, quindi ecco perché tu la svastica la ritrovi da millenni in giro per il globo. Quindi quando parliamo di questa energia, automaticamente hai a che fare con entità visibili o invisibili che la utilizzano per muoversi tra le varie dimensioni, le varie frequenze, i vari mondi. E anche il nostro mondo ne è pervaso. Tu, essere umano, devi essere conscio di dover collaborare alla creazione manifesta e lo devi fare attraverso l'amore, ma il tuo amore automaticamente viaggia su questa rete. Ma quanto c'è di vero in questo mito? Interessanti a tal proposito sono le figure di Ferdinand Ossendowski e Nicholas Roerich. Entrambi, a loro modo, affermarono di essere entrati in contatto con questa misteriosa civiltà sotterranea. Perfino Adolf Hitler era affascinato da questo mito. Nel 1919, ancora prima del sorgere del nazismo, le medium della società Avril, capeggiate dall'enigmatica e quanto affascinante Maria Orsic, a quanto pare entrarono in contatto medianico con gli esseri del sottosuolo. Le conoscenze acquisite contribuirono alla creazione del nazismo e probabilmente di armi così sofisticate che nemmeno i tedeschi seppero comprendere. I nazisti avevano cercato di costruire degli, in realtà erano degli aerei a elica intubata, quindi una sorta di elicotteri, degli aerei circolari che si chiamavano V7. Io
dagli anni 90 ero in stretto contatto con degli amici in Polonia e in Russia, perché poi parte della documentazione è stata presa dai russi quando hanno occupato Berlino. Diciamo che a tutt'oggi sappiamo che quelle che un tempo venivano considerate leggende sono realtà, che questi dischi volanti sono stati costruiti dai nazisti e poi sono andati distrutti, perché gli stessi nazisti hanno fatto a pezzi i modelli che avevano costruito utilizzando delle bombe a mano, perché nel frattempo arrivavano i russi. Allora in tanti, come Peter Colosimo, si sono chiesti: ma i nazisti da dove è venuta l'idea di fare un velivolo circolare che per certi versi era anche poco aerodinamico, poteva essere molto rapido però non poteva avere le prestazioni di un caccia? Ecco, noi oggi abbiamo la risposta e ce l'ha data Mr. X quando ci ha scritto dicendo: guardate che una parte di questo gabinetto segreto che fu creato da Mussolini, il gabinetto RS-33, ricerca e sviluppo, che doveva appunto studiare e sviluppare questa tecnologia, era in parte colluso con la Gestapo. Negli anni 40 una parte di questi scienziati italiani sotto banco passarono al Terzo Reich la documentazione e da quel momento effettivamente Hitler fece costruire questi prototipi, diciamo che non sono stati realizzati, altrimenti la storia avrebbe preso tutto un altro andazzo. Hitler inviò ben 4 spedizioni in Tibet alla ricerca di Agarty. Alla fine della guerra, si dice, il dittatore si tolse la vita nel suo bunker. In realtà potrebbe essere fuggito a bordo di uno sommergibile U-Boat proprio in Antartide e da lì sarebbe giunto nella Terra Cava. Delle mappe naziste, infatti, mostrerebbero il percorso da fare per raggiungere l'interno della Terra. D'altronde, non si spiega come mai, proprio in Antartide, i nazisti avessero creato la segretissima base 211, di cui si sa ancora poco. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'ammiraglio Richard Byrd, durante una missione ai Poli, sorvolò l'Antartide e, secondo quanto riportò nel suo diario, conservato attualmente presso il Centro di Ricerca Polare Byrd dell'Università di Stato di Columbus, in Ohio, entrò in contatto con una civiltà sotterranea più evoluta della nostra. Ci sarebbe ancora molto da dire. Se volete approfondire questo argomento, vi consiglio la lettura del mio libro, Dei del Cielo, Dei della Terra, pubblicato da Eremon Edizioni. A parte Dei del Cielo, Dei della Terra, vi consiglio anche Alla scoperta della Terra Cava di Costantino Paialunga, Macro Edizioni. Da Atlantide a Shambhalan di Alec McLellan. Questo libro parla di Agarty, un'antica rete di gallerie sotterranee che parte dal Tibet e torna al Tibet attraversando tutto il mondo. Storia mondiale del diluvio di Maurice e Paulette de Ribéré. Epomeo, figlio di Agarty, salvatore marino Iacono, che racconta le sue esperienze vissute a Ischia, vicende connesse ad Agarty, ma anche all'ufologia. Trovate anche una sua intervista nel sito del CROP. La Bibbia, il Regno del Nord? Parte prima, da Genesi al Viaggio di Ezechiele, di Mauro Biglino e Cinzia Mele, Uno Editori. Questo libro mette in relazione la Bibbia con i miti del Nord Europa, per cui ci sembrava interessante parlarvene. Infine, Magia e Misteri del Nazismo, Crescere Edizioni, che approfondisce l'interessante tema del nazismo esoterico.